Gianni Colacione per Libri TV, incontriamo qui al Campidoglio in questa manifestazione il consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle, Enrico Stefano. Ci sono molte proteste, molti movimenti molto diversi tra loro che qui sono accomunati in questa manifestazione. Sì, beh, è chiaro, è evidente sotto gli occhi di tutti che oltre alla vicenda Mafia Capitale il sindaco Marino in questi due anni stia amministrando molto male questa città. I disservizi sono sotto gli occhi di tutti, i tagli sono sotto gli occhi di tutti, i licenziamenti purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, e quindi più forze civiche o politiche si stanno incontrando qui per dire al sindaco Marino di fare un passo indietro. Perfetto, ci sta qualcuno che però dice che Marino era anche, dalle intercettazioni emerge insomma, di questa Mafia Capitale, che era diciamo, un ostacolo al dilagare di questo malaffare, e adesso rimuoverlo sarebbe fare un favore un po' a un vecchio sistema, almeno lui e Sabella stanno operando. Che risponde? Marino non era assolutamente un ostacolo, basta ricordare che l'ex assessore alle politiche abitative, alla casa e al lavoro, Daniele Ozimo, scelto da Ignazio Marino a giugno 2013, oggi agli arresti domiciliari per Mafia Capitale, quindi di sicuro Marino non era un ostacolo, come minimo Marino non è in grado di scegliersi i suoi collaboratori. La vostra è una proposta diciamo di dimissioni che fate a Marino, gli chiedete di dimissione per proporre già l'idea un qualcheduno, un nome da poter proporre? L'idea è di restituire la parola ai cittadini, perché loro devono tornare ad esprimersi, visto che il sindaco Marino governa anche con i voti di chi oggi è agli arresti. Quindi il nostro obiettivo è molto semplice, ridare la parola ai cittadini. Poi se i cittadini riterranno il Movimento 5 Stelle pronto a governare la città di Roma, noi saremo sicuramente pronti per farlo.